Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori per questa nuova edizione di TG Parmense in questo venerdì 27 ottobre 2017. Quella che state per seguire sarà un'edizione che sarà centralizzata principalmente sui bambini, quindi sul pubblico più giovane, perché tanti servizi riguarderanno il nostro futuro, ossia i nostri bambini, i servizi che riguarderanno la loro sicurezza, il loro essere, la loro fantasia e anche la loro cultura. Ma partiamo subito in tema di sicurezza e la prima notizia riguarda ovviamente i bambini, ma riguarda anche la cittadina di Medesano che per il terzo anno consecutivo ospita il pullman azzurro, il pullman della polizia, con l'obiettivo di sensibilizzare bambini e ragazzi sul tema della sicurezza stradale. Ci spiegherà tutto quanto il presidente della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Medesano, Angelo Zanardi, in questa intervista telefonica. E siamo qui in collegamento telefonico anche con il presidente della LILT di Medesano, Angelo Zanardi, che ci parlerà, ci illustrerà tutti gli eventi che sono collegati all'arrivo del pullman azzurro in quel di Medesano in occasione delle giornate della sicurezza. Buongiorno Angelo. Buongiorno a lei, buongiorno. Innanzitutto grazie per la sua disponibilità, Angelo, molto preziosa per noi. Non c'è, anche per noi è importante perché è un progetto a cui abbiamo lavorato molto e che sarebbe importante anche estenderlo ad altri comuni, ad altre realtà, soprattutto alle realtà scolastiche. Medesano è la terza volta, il terzo anno consecutivo che accoglie questo evento in collaborazione anche con la polizia per l'appunto che mette a propria disposizione e fa arrivare nella cittadina di Medesano il proprio pullman azzurro che è allestito appunto come una vera e propria scuola. Sì, allora, questo è il terzo anno che arriva il pullman azzurro della Polizia di Stato e poi sono la Polizia Stradale che attraverso questo pullman, che non è altro che una sala multimediale adibita appunto a seconda dei progetti che si vanno a creare, a seconda dell'età dei bambini o delle scuole che si vanno poi a inserire all'interno del progetto, dei progetti. I progetti possono essere finalizzati alle scuole materne, alle scuole primarie, quindi elementari, scuole secondarie e le medie, poi eventualmente altri progetti che possono essere rivolti a scuole di terzo grado, quindi più alte. Noi abbiamo da 3 anni portato avanti il progetto sia delle scuole elementari, legandolo a un discorso di patentino di guida sicura delle bici dei bambini, quindi dei corsi e quindi poi una prova pratica con le biciclette, con i loro caschi e poi al ragazzo diamo i patentini firmati dalle polizie stradali di guida sicura. Invece per quanto riguarda le medie, il progetto è un pochino più alto rispetto alla lotta alla droga, lotta all'alcolismo e quindi tutto quello che ne concerne anche sulla guida dei motorini, dei motocicli, il telefonino e tutto questo, È un ecco. progetto che mira anche alla sensibilizzazione per l'appunto dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Ma guardi, noi collaboriamo da 3 anni con l'istituto comprensivo, tutto l'istituto comprensivo di Medesano, quindi comprende la scuola materna, la scuola elementare e la scuola media. Devo dire che dai stessi operatori scolastici, dalle maestre e dai professori, quelli che acquisiscono di più in questi progetti sono proprio i ragazzi e i bambini delle elementari. È Ah. un'età, devo dire, perché è un'età dove apprendono tantissimo e sono molto sensibili, soprattutto nel discorso, vabbè, gli viene fatto un piccolo corso sul riconoscere i segnali, come bisogna comportarsi, come quando i bambini vanno via con il papà, mettersi il casco, e devo dire che è uno stimolo per gli stessi adulti. Perché sono poi loro che dicono: no, papà, i poliziotti mi hanno detto che ci vuole il casco, no, papà, non ho il cattadiatra, no, papà, non ho la luce, no, papà, i freni non vanno bene, e no, papà, non si può attraversare la strada perché è pericoloso. Ecco.
E questo è importantissimo e noi vi ringraziamo per aver ideato questo progetto, queste giornate della sicurezza. Lo ricordiamo in collaborazione anche con la LILT, appunto di Medesano, di cui lei, Angelo, è presidente, ma c'è un altro presidente importante che è al suo fianco, che è Pierana della Tommasina, giusto? Esattamente, questo progetto noi è organizzato dall'Istituto Comprensivo, dalla LIT e dalla Croce Rossa Comitato Locale, col patrocinio del Comune di Medesano e della Polizia di Stato, che poi è il Ministero dell'Interno. E se da un lato i nostri bambini vengono istruiti su come meglio usufruire delle strade e fare tesoro delle nozioni che vengono date loro per la loro sicurezza, per il loro futuro, invece ci sono dall'altra parte grandi, ossia persone già adulte, che invece non rispettano totalmente le regole e non sono per nulla un esempio di come ci si dovrebbe comportare in una società civile e ovviamente bene educata. Lanciare un appello e un'accusa è un cittadino di Collecchio che denuncia lo stato di grande maleducazione che viene riversato in un preciso quartiere di Collecchio, in rappresentanza naturalmente anche degli altri residenti del posto. Via Gramsci è una via che si trova proprio dietro alla sede municipale del comune di Collecchio, una via che già da diverso tempo vede le lamentele da parte dei residenti perché i parcheggi disponibili sono tutti occupati da persone che non risiedono nella via. Già in passato l'amministrazione comunale ha fatto diversi interventi, come ad esempio mettere dei cartelli di divieto di sosta ai non residenti e oltretutto di preparare dei permessi per i residenti così che la polizia municipale possa multare gli inadempienti. Nonostante questo, il consigliere Fedele, nell'ultimo consiglio comunale, quello di fine settembre, ha fatto presente che le persone che parcheggiano senza averne titolo nella via sono ancora tante e i residenti si sono di nuovo lamentati con lui. Il sindaco ha ricordato tutto quello che è stato fatto per cercare di risolvere il problema e si è impegnato ad aumentare il numero di passaggi dei vigili urbani e oltretutto a ragionare su una possibile nuova circolazione stradale lungo la via. Uno dei consiglieri di opposizione è arrivato addirittura a proporre l'idea di chiudere la via ai non residenti o con una sbarra o con un colonnotto di quelli che si alzano con il telecomando. Continuiamo a restare in tema di sicurezza, non soltanto stradale, ma sicurezza in senso lato, perché il comune di Noceto, come ben sapete, ha stanziato 400.000 euro per la sicurezza del territorio. Ed ecco che arriva il primo drone della provincia ad uso esclusivo della polizia municipale. Da sottolineare il fatto che chi lo utilizzerà sarà l'unica persona competente in tutta l'Emilia-Romagna. Ma guardiamo meglio, ascoltiamo questo servizio. La Polizia Municipale di Noceto si avvale da qualche giorno di un drone per la vigilanza sul territorio di Noceto. Il nuovo acquisto, unico in tutta la provincia e promesso peraltro in campagna elettorale, è stato presentato in municipio dal sindaco Fecci e dal comandante dei vigili Luciano Ravasini. Si tratta di un velivolo professionale radiocomandato che può viaggiare fino a 80 km orari e per un raggio di 5 km e che permetterà di effettuare riprese video ad alta definizione. L'unico agente in Emilia-Romagna in grado di utilizzarlo è Simone Falco, che ha sostenuto un corso specifico di preparazione per l'uso del drone. Questo nuovo apparecchio a disposizione della Polizia Municipale sarà utilizzato soprattutto per il controllo delle aree verdi, le aree di fiume, la sicurezza civile in genere, ma sarà anche di grande utilità nell'individuare discariche abusive o addirittura nel ritrovare persone scomparse. Questo non è l'unico investimento del Comune per la sicurezza dei cittadini di Noceto. Nei 400.000 euro finora investiti rientrano anche 10 radio tetra con la stazione centrale mobile per agevolare lo scambio di informazioni tra pattuglie mobili e centrale. E ritorniamo a parlare di bambini che ritornano nuovamente protagonisti in questo weekend. Sabato 28 ottobre, in occasione di ottobre, il mese della cultura, a Fornovo si terrà un incontro dedicato all'arte e naturalmente anche ai nostri bambini. A raccontarci ogni dettaglio di questo appuntamento è come sempre il poetico, permettetemi questo termine, Cesare Groppi.
Dopo i bambini incontrano la letteratura, i bambini incontrano la storia. L'ultimo appuntamento della kermesse artistica, ottobre, mese della cultura, previsto per domani, sabato 28 ottobre, alle 15:30, in Biblioteca Comunale Fornovo, è I bambini incontrano l'arte. La libera interpretazione del famosissimo dipinto La camera da letto di Van Gogh è a cura di Paola Mazza, Morena Canali e Costanza Fadda. Racconteranno ai bambini la vita del celebre pittore olandese e illustreranno il relativo dipinto con un simpatico teatrino dei burattini di Patrizio Dall'Agene, accompagnato dalle musiche di Dante Bolzani. Al termine è prevista la premiazione del concorso pittorico indetto dalla Pergamena e la cooperativa Lasse, Colora la tua camera. La giuria, composta da Rosanna Guarnieri, Silvia Iasoni, Barbara Pelosi e Graziano Cenci, premierà il disegno più colorato, il disegno più originale e il disegno più accademico. La rassegna è patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Varano Melegari e dal Comune di Fornovo Taro. Qualche istante di pubblicità e poi ritorneremo a parlare dei nostri bambini e degli appuntamenti che si stanno delineando e prendendo forma per questo prossimo weekend che ormai è imminente. Pubblicità. Il 70% dell'occupazione è al femminile. L'80% dei responsabili di settore è under 35. Servizi educativi, pulizie, servizi ambientali, progetti di assistenza, promozione turistica, progettazione europea. Consorzio Fantasia, un impegno condiviso per far crescere il territorio. La pianura padana è uno dei luoghi più inquinati d'Europa. Certo, non si può lasciare il lavoro, ma almeno nei momenti liberi o nei weekend, perché non andare a prendere una boccata d'aria pulita sul nostro Appennino? Da qui l'idea di questo programma, che vi vuole dare suggerimenti per trovare la vostra casa in Appennino. Un territorio meraviglioso, raggiungibile in poche decine di minuti, in cui trascorrere piacevoli momenti per godere del verde, della fresca tranquillità e dell'aria pulita, ma anche un investimento per i momenti difficili. Questo vuol dire avere una casa in Appennino, ma è soprattutto anche un modo per far vedere quanto sia bello l'Appennino a due passi da noi, una risorsa da valorizzare, di cui pochi conoscono la bellezza e di tanti pregi. Cerco casa in Appennino, lo trovate in coda al TG Parmense della domenica e sul sito www.cercocasinappennino.it. Se volete informazioni sul programma o sulle case, potete mandare un'email a info@cercocasinappennino.it oppure telefonare al 39 39 87 87 02. Anche se la vaganza dà largo spazio ai bimbi, ma largo davvero in tutti i sensi, perché un compito importante per i bambini di Sala Baganza viene assegnato dal comune di Sala Baganza, per l'appunto in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Felino e il supermercato Conad. Ossia ci sarà per i nostri piccoli la possibilità di realizzare il nuovo parco giochi a fianco del giardino farnesiano. Tutti i dettagli in questo servizio.
Chi meglio di un bambino può immaginare come deve essere un parco giochi? Da questa considerazione, tanto banale quanto dimenticata nel momento in cui si progetta un'area con scivoli e altalene, ha preso vita un'idea meravigliosa: offrire agli alunni delle scuole elementari e medie di Sala Baganza la possibilità di pensare e disegnare il parco giochi che sorgerà a fianco dello splendido giardino farnesiano. Naturalmente con l'aiuto di un tutor d'eccezione, Cristina Muzzi, responsabile dell'area lavori pubblici del comune. Il progetto del parco giochi partecipato e decisamente innovativo nasce da una collaborazione tra il comune di Sala Baganza, l'istituto comprensivo di Felino e Conad, che ha deciso di finanziarlo con i punti spesa dei clienti che desidereranno contribuire alla causa facendo i loro acquisti all'ipermercato di Felino. L'iniziativa è stata illustrata dal sindaco Aldo Spina, Cristina Muzzi, la dirigente dell'istituto comprensivo di Felino, Gloria Cattani con la sua vice Roberta Michelotti, insieme alle coordinatrici della scuola primaria e secondaria di Sala Baganza, Franca Gatti e Marina Gatti. E non potevano certo mancare i rappresentanti di Conad, Rosanna Cattini, direttrice del punto vendita felinese, e Veronica Corchia, responsabile relazioni esterne del gruppo, a testimonianza di quanta attenzione ci sia verso questo progetto che il colosso degli ipermercati ha deciso di inserire tra le sue iniziative a valenza sociale. È un progetto pilota che ci ha entusiasmato subito, ha affermato Cattini di Conad. Noi lavoriamo su questo territorio e viviamo di questo territorio. Essere Conad significa ascoltare i bisogni della comunità e cercare di dare risposte collaborando con gli enti e le associazioni di volontariato. Credo che questo parco giochi sarà un grande regalo alla comunità. Il primo step è di arrivare entro primavera ad un progetto, dopodiché l'obiettivo sarà di allestire una parte dell'area entro la fine dell'anno scolastico, per la quale serviranno circa 20.000 euro. Ma l'intenzione dell'amministrazione è quella di far diventare il parco giochi della Rocca un progetto aperto. Anno dopo anno i ragazzi potranno ampliarlo con nuove idee e il comune è pronto a concedere altri metri quadrati. Ci piace l'idea di un'iniziativa che possa svilupparsi nel tempo e nello spazio, ha chiosato il sindaco Spina. Farà tappa anche a Medesano per terminare poi il 23 di novembre il roadshow del terziario organizzato da ASCOM, un modo per conoscere meglio tutti quanti gli aspetti del settore terziario, quindi come si stanno evolvendo le mode, come si stanno evolvendo le vendite, gli acquisti, i gusti anche della clientela e come possono meglio reagire anche i piccoli negozi all'imperversare dei grandi centri commerciali e soprattutto della distribuzione via internet. Tutto questo in questo servizio. Nell'ambito della campagna pubblicitaria realizzata da ASCOM a sostegno del negozio tradizionale è in corso di svolgimento il roadshow del terziario che la stessa associazione sta effettuando in tutti i comuni della nostra provincia. Un vero e proprio tour che proseguirà fino al 9 novembre e che ha fatto tappa a Medesano per incontrare le aziende dei comuni di Bore, Collecchio, Fontevivo, Fornovo, Medesano, Noceto, Pellegrino, Terenzo, Varano e Varsi. Partendo dalle analisi del centro studi ASCOM nelle varie zone di riferimento, il presidente Vittorio Dall'Arco e il vice direttore Cristina Mazza, insieme ai presidenti di delegazione, l'intervento di ASCOM è incentrato sui cambiamenti che il mercato ha subito in questi ultimi anni, sull'evoluzione dei comportamenti d'acquisto del consumatore, nonché sulle nuove opportunità di sviluppo, a partire dal turismo fino alle nuove frontiere dell'online, mercato imprescindibile oggi per la gestione aziendale. Ampia parte dell'incontro è lasciata poi al dibattito con le aziende per recepire dalla loro diretta testimonianza esigenze e necessità specifiche per il territorio e che ieri ha evidenziato la necessità in particolare di interventi volti ad incrementare il turismo nella zona e a ridurre gli alti costi di gestione, come tariffe, tasse, eccetera, che penalizzano fortemente il piccolo negozio tradizionale. Tutto il materiale raccolto durante il roadshow, unitamente all'analisi approfondita della situazione complessiva provinciale del terziario, commercio, turismo e servizi, sarà presentato in occasione della convention del terziario che ASCOM organizzerà il prossimo 23 novembre alla presenza delle autorità e delle aziende associate. Ci aspettano ore di paura, mistero e magia in questo weekend al Castello di Bardi. E sì, perché queste sono ore molto particolari, già da questo weekend si comincerà a parlare di Halloween e quindi una serie di appuntamenti organizzati dalla cooperativa Gli Aspro Rosso in collaborazione con la compagnia San Giorgio e il Drago che culminerà per l'appunto nella notte di Halloween, ossia martedì 31 ottobre. Una serie di appuntamenti dedicati a grandi e piccini che come comune denominatore
ore, oltre al divertimento, avranno anche la paura, la magia e il mistero. Scopriamo qualche dettaglio, o perlomeno proviamo a scoprire qualche dettaglio, in questa intervista a Filippo, uno dei ragazzi per l'appunto della compagnia San Giorgio e il Drago. Abbiamo collegamento telefonico con Filippo della compagnia San Giorgio e il Drago, che si occupa per l'appunto della realizzazione degli eventi che saranno compagnia a grandi e piccini in queste giornate molto particolari al Castello di Bardi. Filippo, buongiorno. Buongiorno a voi. Innanzitutto grazie per la tua disponibilità e io direi subito di entrare nel vivo di questa intervista, quindi ti chiedo subito quali saranno gli eventi che animeranno e trasformeranno in un certo senso il Castello di Bardi in queste sere, in queste giornate. Allora, cominciamo domani sera con Sabato, spettacolo per adulti, quindi grandi avventure all'insegna dell'horror, spettacolo adrenalinico con ambientazione vampiresca, uh-huh. Tutto quello che è il mondo vampiri sarà incentrato all'interno del castello, dove gli spettatori entreranno armati di lanterne, armi da fuoco e coraggio e proveranno a salvarsi la pelle. Questa è una piccola anticipazione perché non possiamo svelare di più. La stessa cosa per adulti si ripeterà il 31, quindi martedì. Mentre invece nella serata di domenica, il 29, abbiamo lo spettacolo per i bambini, quindi bambini e famiglie serali, sarà un'avventura più soft, diciamo, indicata appunto alle fasce di età dai 6 anni in su, quindi bambini accompagnati dai genitori vivranno questa avventura all'interno del castello con un'ambientazione misteriosa e dovranno anch'essi riuscire ad uscire da questo percorso. Benissimo, come partecipare, Filippo? Ti chiedo come poter aderire a questi eventi, a queste serate, a questi spettacoli. Allora, tutti i contatti per prenotare la partecipazione sono per esempio sulla pagina Facebook del Castello di Bardi o anche sul sito, dove si può telefonare per avere informazioni, per richiedere gli orari in cui si può aderire allo spettacolo e per prenotarsi direttamente sulle varie serate. Le attesissime previsioni meteo di TG Parmense che riguardano la nostra terra. Le previsioni del tempo per questo weekend sono abbastanza confortevoli perché è intenzione di muoversi, di spostarsi, di effettuare quindi passeggiate, camminate, di aderire alle varie feste a tema che si stanno organizzando e che vi vedranno protagonisti. Copritevi la sera perché le temperature saranno in sensibile calo per quanto riguarda le minime, che si registreranno intorno ai 6-7 gradi in alcuni posti della nostra provincia, come per esempio Bardi, come per esempio Bercetto, Borgottaro, mentre invece nella bassa, ossia vicino a Medesano, Collecchio, Felino, Salabaganza, le temperature saranno leggermente più alte, ma appena di un paio di gradi. Le massime invece ruoteranno tutte intorno e saranno comprese tra i 18 e i 20 gradi. Ci sarà assenza quasi totale di nuvole, qualche leggero annuvolamento nella giornata di domenica, ma nulla di preoccupante. Lontano ancora il rischio di fenomeni piovosi, anche se la nostra terra ne avrebbe tanto bisogno. Questo è quanto. E questo è tutto, gentili telespettatori, vi ringraziamo per essere stati con noi anche quest'oggi, vi ricordiamo la replica anche domani, vi ricordiamo l'appuntamento del TG Parmense anche nella serata di domenica, vi auguriamo un bellissimo weekend all'insegna della paura, ma quella ludica, quella per gioco ovviamente, all'insegna del dolcetto e scherzetto, ecco, mettiamola così. Quindi vi auguriamo buon weekend e vi ricordiamo che saremo nuovamente con voi nelle edizioni per l'appunto di domenica, qui sul canale 88 alle 8 sull'88, oppure anche ritorneremo martedì con le notizie e i resoconti e reportage del weekend appena trascorso. Tutta quanta la redazione TG Parmense vi invita anche a consultare la pagina internet www.parmense.net, oppure se non avete la possibilità di seguire le nostre edizioni in tempo reale, avrete sempre la possibilità di consultare i nostri telegiornali anche dalla pagina YouTube a noi collegati. Questo è quanto, vi ringraziamo e ancora da parte di tutti quanti noi, buon weekend.